Salve a tutti, bentornati nella mia cucina. Oggi faremo un contorno. Le carote saltate in padella al profumo di rosmarino. È una ricetta molto semplice, richiede pochissimi minuti di cottura e adesso vedrete come poterla fare. Iniziamo col pulire le carote. Togliamo testa e coda per non dover scappare. Con un pela patate leviamo la buccia. Operazione veloce e semplicissima. L'importante è che le carote siano fresche, perché se sono non troppo fresche cominciano a diventare morbide e di conseguenza anche per le patate ha difficoltà, altrimenti se sono belle sode in pochi secondi riuscirete a pulirle. Quindi abbiamo finito lì la pulizia, facciamo anche noi un po' di pulizia, ecco qua. E cominciamo ad affettarle. Cerchiamo di essere regolari in modo che la cottura sia uniforme. Sarà l'emozione del video, ma io di regolare sto facendo ben poco. Questo è il contorno che potete utilizzare per accompagnare le carni. Io ad esempio lo faccio spesso, forse ve l'ho già detto, quando faccio il riso al vapore, che è una ricetta che dobbiamo assolutamente fare. E casomai metto riso al vapore, e carote saltate e poi cercando della carne, del pesce. Fabio adora questo tipo di accostamento. Ecco qua, le nostre carote sono ormai, aspettate, sperando che non mi tagli. Cosa non si dovrebbe mai fare, ma vabbè, io l'ho fatta. E adesso passiamo alla cottura. Passiamo ora alla cottura delle nostre carote. Facciamo fondere del burro. E poi saltiamo le nostre carote in padella, poi le aromatizzeremo in modo che siano molto più saporite e molto più gustose. Io sto utilizzando per aromatizzarle del sale al rosmarino,
una cosa molto semplice, in definitiva si prende il sale grosso, il rosmarino essiccato, si mette in un mixer, si frulla tutto in proporzioni variabili, non ha importanza. Chiaramente più sale c'è, meno se ne può utilizzare. Io preferisco avere un'alta percentuale di rosmarino e una minor percentuale di sale. Ecco qua le nostre carote. Le facciamo rosolare. Questione di qualche minuto e le carote sono pronte. È veramente un contorno veloce, soprattutto quando si vogliono dei contorni caldi e la stagione è fredda, l'insalata non ci va. Queste carote sono proprio l'ideale per accompagnare i nostri piatti, i nostri secondi, o per fare dei piatti unici, come vi dicevo prima. Mio figlio ama tanto il riso basmati cotto a vapore e poi accompagnato con della carne, del pesce e comunque delle verdure, in questo caso le carote. Ci possono fare anche i broccoli. Ma di questo, di qualche altro contorno poi parleremo in seguito. Ormai le carote si stanno rosolando per bene. Abbasso un altro po' in modo da non bruciarle. Come vedete, sono quasi pronte. Non occorre già aggiungere liquido, non occorre aggiungere nulla. L'importante è non avere la fiamma troppo alta. Così hanno il tempo di cuocersi lentamente senza rischiare di bruciarle. Come vedete, questo è il mio sale da rosmarino. È proprio impalpabile. C'è più rosmarino che sale. Quindi posso abbondare per aromatizzarle per bene. L'avevo finito e l'ho fatto proprio 5 minuti prima di iniziare il video. Ah, a proposito di video, mi sono resa conto che la prima parte, dove sto facendo la pulizia delle carote, in definitiva si vede ben poco, ma comunque non ho ritenuto opportuno rifarlo, perché comunque togliere la buccia con un pelo a patate è una cosa che sappiamo fare tutti, per cui andare a rifare il video semplicemente perché non si è visto come faccio il pelo a patate era inutile. Nel frattempo che le carote si cuociono, vi invito comunque a venirmi a visitare sul mio blog Pasticci di casa mia, sulla piattaforma Giallo Zafferano. Troverete tantissime ricette, sono prossima alla millesima ricetta, per cui penso che la millesima ricetta festeggeremo con qualche piatto veramente speciale. Ci devo ancora pensare, non so cosa fare, però manca qualche settimana, un paio di settimane e siamo alla millesima ricetta, quindi aspettatevi qualcosa di veramente buono. Come potete vedere, ormai le nostre carote sono pronte. Volendo farle un attimino più morbide possiamo andare avanti ancora con la cottura. Dipende da come le volete, se vi piacciono che siano belle croccanti, vi conviene spegnere da questo punto e toglierle dal fuoco. Vi consiglio di scolarle leggermente, io ho messo un pochettino di burro in più, ma giusto per dare l'opportunità alle carote di cuocersi bene. Se
Poi chiaramente prima di servirle scolatele un attimino dal grasso in eccesso, dall'unto in eccesso. Sì, sono buone, sono pronte, vanno benissimo così, sono perfette. Quindi a questo punto vi invito ad iscrivervi al canale e di venirmi a trovare numerosi. E so che ho pochissime ricette, però ragazzi, sto iniziando adesso, per me è veramente difficile e non avevo la più pallida idea di quello che sia il fare un video, un montaggio. Ho dovuto imparare piano piano a mie spese e quindi sto andando un po' a rilento, però vi garantisco che pian piano incrementeremo il numero delle ricette e saranno seriamente interessanti. Quindi vi do un arrivederci, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e venirmi a trovare sul blog, sempre i pasticci di casa mia sulla piattaforma Giallo Zafferà. Arrivederci alla prossima video ricetta. Iscrivetevi, mi raccomando, iscrivetevi.